Antonio Pennarella è stato il primo attore ad interpretare il boss dei Casalesi Michele Zagaria. Lo ha fatto nella fiction Sotto copertura, dove dava il volto all'imprendibile boss di San Cipriano d'Aversa. Un'interpretazione incisiva fatta insieme a Guido Caprino, che interpretava l'altro boss, Antonio Iovine. A dare la notizia della morte di Pennarella è stata questa MATTINA, la collega Nina Soldano, che ha scritto sul suo profilo: "Ciao amico e nobile collega. Pennarella, grande interprete in 4 pellicole proiettate a LLA 54esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Vienna nel 1997. Tra i film in cui ha recitato nel corso degli anni L.E.O.N.I. di Pietro Parolin, Sodoma, L'altra faccia di G.O.M.O.R.R.A. di Vincenzo Pirozzi. INDIVISIBILIVI Edoardo De Angelis, Pater FAMILIAS di Francesco Patierno, L'uomo SPEZZATO di Stefano Calvagna. Noi la GIULIA di Edoardo Leo. Antonio Pennarella era un attore raffinato e molto amato dal pubblico. Un attore straordinario, di grande versatilità e talento. Lascia in noi, che l'abbiamo conosciuto ed apprezzato, un dolore profondo. L'amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari, agli amici ed ai colleghi di Antonio, con grande partecipazione e cordoglio. È il messaggio del sindaco Luigi De Magistris per la scomparsa dell'attore napoletano. Ai funerali, che si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Porta San Gennaro, prenderà parte il vice sindaco Raffaele Del Giudice in rappresentanza del comune di Napoli.